Ciao a tutti e a tutte, bentornati o bentornate sul mio canale. Prima di lasciarvi a questo video, volevo presentarvi lo sponsor di oggi, che è Siga Design. E direte voi chi è, che cos'è? È un marchio di gioielli e orologi che ha vinto ben 17 premi internazionali a livello di design, appunto, degli orologi. È un marchio cinese, ma la qualità dei prodotti è veramente alta, ottima anche il rapporto qualità-prezzo. Che vi andrò a mostrare io, lo prendiamo subito perché è stupendo. Si presenta così, questa è la scatola. Questa scatola è fantastica, penso che ci metterò il mondo dentro se riesco ad aprirlo. Vabbè, qui c'è la busta con tutta la descrizione dell'orologio, perché è super super particolare. Adesso ve lo faccio vedere. Ed eccolo qua. Allora, innanzitutto, come vedete, c'è questo simpaticissimo coniglietto che lo regge. Però noi dobbiamo soffermarci in un coniglietto che comunque ha il suo perché, diciamo che andrà sulla mia scrivania, ma sull'orologio, che come vedete è super particolare. Adesso ve lo descrivo meglio, così vi faccio un po' capire qual è la loro filosofia, la filosofia di questo brand. Allora, questo è lo splendido orologio che mi hanno mandato, molto particolare. Infatti, diciamo che loro si concentrano molto sull'elemento futuristico, moderno. Infatti, come vedete, diciamo che non è un orologio molto comune. Come vedete è scheletrato, cioè davanti e dietro, quindi è a doppia faccia. Potete proprio vedere l'interno dell'orologio, quindi proprio il congegno che ci sta all'interno, ed è fantastica questa cosa. Inoltre c'è da dire che la cassa è in ceramica, il cinturino è in silicone poroso, quindi questo significa che è antiallergico, è flessibile, è resistentissimo all'usura. Inoltre il vetro in zaffiro è anch'esso super resistente all'usura, antigraffio e trasparente. Nel loro sito vi sono tantissimi modelli di orologi, uno più bello dell'altro, uno più particolare dell'altro, quindi vi consiglio veramente, se magari questo per gusti vostri personali non vi piace, di andare a dare un'occhiata comunque, perché veramente ci sono cose assurde. Praticamente di questo orologio vi sono anche altri colori. Io ho preso rosa, ma c'è bianco, c'è anche lilla, questo colore qui. Di tutti gli orologi vi sono delle combinazioni di colori super super moderne. Dentro è praticamente la busta che vi forniscono, e vi danno dei fogli di plastica praticamente che vi mostrano, ora non so se si vede bene esatto, tutto il congegno che c'è all'interno dell'orologio, proprio pezzo per pezzo. Questo è quanto. Spero che vi piaccia, perché io lo adoro. Vi lascio ovviamente il link per l'orologio qui giù nell'info box. E nulla, questo è quanto, molto 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 bello, e adesso vi posso dare un bacione e vi lascio il video, spero vi piaccia. Allora, sono senza voce oggi, non so per quale motivo, non me lo chiedete. Comunque, allora, da dove iniziare? Intanto, ciao a tutti, bentornati o bentornate. Cosa è successo in questo fantastico periodo? Sono super ironica. Ero tornata, come avevate notato, nel periodo di Natale, felicità, contentezza. E poi mi è stato hackerato il canale. Chi mi segue su Instagram lo sa, non è stato creato, scusate, ho sbagliato il termine. Mi hanno segnalato il canale YouTube più volte, perché mi è arrivata a gennaio l'email da YouTube: il tuo canale è stato chiuso per incitamento all'odio. Io sono rimasta scioccata, non credevo ai miei occhi. Che cavolata è? Ho fatto 2 più 2, ho detto no. C'è qualcosa che non va. Diciamo che ho visto tanti video su YouTube di persone che hanno, diciamo, passato da una situazione simile alla mia. Mia mamma ha fatto lo stesso, ho visto tanti video, si è informata tanto, e alla fine, facendo ricorsi su ricorsi, siamo riusciti alla fine a farmi riaprire il canale. Ve ne ho accennato per appunto dirvi che questo periodo in cui sono stata assente sono successe veramente tante cose che mi hanno portato appunto a fermarmi un po', perché a volte veramente tante cose nella vita si vanno ad influire, e tante cose cambiano, ti portano a dare la precedenza, a dare la priorità ad altro. Ma comunque, se ci tieni,
torni sempre dove sei stato bene. Quindi eccomi di nuovo qui oggi con un nuovo video che riapre questa nuova stagione di contenuti di Alessandra su YouTube. Fatta questa premessa, adesso passiamo a il presente. Oggi è il 10 febbraio, è venerdì. Questo è l'ultimo giorno della mia settimana dello studente. Sapete, io vado al quinto anno di liceo scientifico. Oggi non sono uscita, cioè non sono andata a scuola, perché fuori stamattina, anzi ancora ora, c'è una tempesta. Piove, c'è freddo, insomma mia mamma non mi ha fatto uscire stamattina. Io mi ero alzata per prepararmi, mi ha detto: Alessandra, non hai dove andare, vatti a coricare. Va bene, mi sono andata a coricare, però purtroppo oggi avevamo una cosa importante da fare. Dovevamo andare all'università e fare insomma orientamento universitario, ma diciamo che cause maggiori mi hanno costretto a rinunciare. E quindi nulla, adesso sono a casa, ma cercherò di essere il più produttiva possibile. Infatti già qui c'ho il mio libretto e la mia pennina per scrivere tutto quello che farò oggi. Ho fatto la mia pre-colazione, perché io faccio due colazioni praticamente. Ho mangiato il mio yogurt greco al caffè con il burro di frutta secca di Prozis. Ovviamente sempre il mio codice sconto Alemaca10. Devo fare un po' di cose, quindi adesso facciamo la mia bellissima lista di cose da fare e poi iniziamo con la giornata. Verso le 11:10 arriva il momento della mia colazione. Sì, io ho invertito le due cose insieme al team da cui sono seguita, che vi lascio qui sotto tutte le loro informazioni. Mi hanno scritto un piano ovviamente alimentare personalizzato, sono seguita anche per quanto riguarda l'allenamento. Ve ne ho parlato anche già di loro in un video che vi lascio qui nelle i, se siete curiosi insomma. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito la merenda e la colazione, perché io la mattina quando mi sveglio, per dirla tutta, non ho fame, quindi mangio qualcosina così prima di andare a scuola e poi a scuola faccio la mia colazione verso le 10:30-11. Quindi questo è quello che mangio praticamente quasi tutti i giorni. Ovviamente vario perché ho delle opzioni, ma questa è quella che preferisco, quindi è quella che mangio più spesso. La ricetta ve la lascio, tutti i prodotti potete trovarli su Prozis e vi lascio il mio codice sconto e i link anche giù nell'info box. Per il pranzo ho pensato a qualcosa di molto semplice ma comunque molto buono. In frigo, per fortuna, ho sempre pronta una fonte di carboidrati, una fonte di fibre, e diciamo che quella volta avevo preparato il riso basmati, mi era avanzato, era la mia porzione, quindi ho deciso di fare scottare in padella un pochettino del salmone affumicato. Ho messo questo riso basmati, ho mescolato per bene, ho aggiunto un po' di olio extravergine d'oliva e voilà. Ho mangiato questo e a parte anche un po' di finocchio così crudo che adoro. E nulla, pranzetto fatto. E eccomi qui, ho pranzato, in realtà già sono le 4:10, quindi ho preso anche il mio caffè, mi sono riposata un secondino. Adesso sto andando a studiare perché nel mio programma di oggi purtroppo c'era anche questo. Più tardi, appena finisco di studiare, merendina, allenamento se ci arrivo, e poi stasera vado a ballare. Ma a bailar, perché venerdì si esce e si va a ballare. E niente, adesso vado e ci sentiamo dopo. Arrivati alla cena, allora, quelle che vedete sono delle patate dolci fatte al forno, che vi giuro sono diventate la mia ossessione. Non le avevo mai provate prima, la scorsa settimana le ho fatte per la prima volta, ne ho preparate 4 porzioni e le devo rifare assolutamente perché mi piacciono tantissimo. A parte, ho mangiato anche una fetta di pollo arrostito semplice con un po' di ketchup, perché sì, se ne spalmate una quantità irrisoria un po' nel pollo o dove volete metterlo, vi posso assicurare che non cambierà assolutamente nulla. Per accompagnare invece come fonte di fibre una bella insalatina che ho mangiato un pochettino con tutto, diciamo. Rieccomi per fare la conclusione in un secondo momento, perché quel giorno poi mi sono preparata, ero tutta di fretta, sono dovuta scendere di corsa, quindi non ho avuto il tempo. Comunque nulla, spero che questo video vi sia piaciuto come al solito. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento per farmelo sapere. E nulla, ci vediamo direi al prossimo video e vi mando un grossissimo bacio. Mua.